Cari telespettatori di Avvilive, benvenuti in questa rubrica dove curiamo e analizziamo diversi aspetti che fanno parte del mondo artistico dell'Avellino giovanile, anche a livello provinciale, e ci vengono a trovare nei nostri studi diversi personaggi che fanno parte proprio di questo mondo. Vogliamo analizzare anche percorsi umani, percorsi professionali e scoprire meglio, le persone che ci vengono a trovare. Oggi abbiamo in nostra compagnia Giuseppe Speranza. Buongiorno, grazie per l'invito. Un aspirante comico, ha fatto diverse esperienze e si è fatto conoscere anche sul web per questo spettacolo che hai potuto avere l'onore, diciamo, di effettuare insieme al comico Irpino Eugenio Corsi. Come è nato questo percorso e come ti sei poi indirizzato verso questo binario in particolare? Allora, questo percorso dell'imitare, del recitare. Ce l'ho sin da bambino, infatti mi piaceva osservare la gente e imitarla e proprio in famiglia notavo che queste cose facevano ridere e dopodiché appunto ho iniziato poi ad imitare anche Eugenio Corsi e tra i suoi video ho imitato quello di Mario Barisano, un giornalista molto noto appunto nell'ambiente avellinese. Grazie appunto a queste imitazioni Eugenio Corsi mi ha voluto poi conoscere e insieme a lui ho avuto l'onore e quindi l'occasione di fare uno spettacolo assieme a lui. È stata una cosa all'inizio, una cosa indescrivibile perché ero molto emozionato, però dopodiché sono riuscito a dimostrare, ecco, la dimestichezza e quindi poi sono riuscito subito ad ambientarmi e quindi mi sono sentito poi subito a mio agio. Ecco, tu sei stato creatore di alcuni video sulla tua pagina privata di Facebook, dopodiché come è nato questo contatto? Cioè Eugenio Corsi ti ha contattato dicendo vuoi far parte di questo spettacolo e vuoi affiancarmi? Ovviamente è stata un'emozione, come mi hai Sì, detto. è vero, è stata un'emozione indescrivibile. All'inizio, diciamo, non ci credevo perché non mi aspettavo che Eugenio Corsi, quindi un comico noto nell'ambiente avellinese, mi chiamasse per fare uno spettacolo con lui, nonostante io, ecco, non sia un attore, ma in quanto non ho fatto degli studi, però mi sono promesso di approfondire questi studi perché appunto è il mio sogno. Hai appena concluso il ciclo di studi perché hai frequentato il liceo scientifico sportivo De Luca di Avellino e appunto ti sei diplomato pochissimi giorni fa. Come facevi combaciare questa passione per questo mondo artistico, quindi l'imitazione, lo spettacolo, affiancato poi allo studio perché ovviamente dovevi metterci impegno anche Sì, nello studio? ovviamente. Visto che appunto mi sono appena diplomato, ho dato ovviamente più importanza allo studio, però nonostante ciò comunque non trascuravo appunto questa mia passione, appunto ogni tanto facevo dei video di imitazioni, non solo di Mario Barisano, ma anche di altri comici, come ad esempio Biagio Izzo, Carlo Verdone. Quindi diciamo sono riuscito a far combaciare entrambe le cose. Carlo Verdone, Sì. sentiamo un attimo. Carlo Verdone mi piace molto quando fa interpreta il personaggio di Mimmo, il nipote della sorella. Io quando va dalla nonna e fa: Ah no, mi hanno dato un buono, che vuol dire? Che vuol dire? Che te la pigli in quel posto, te la pigli. Oppure Mario Barisano. A me mi dà fastidio sto fatto dell'Avellino. Sì, è cosa che non riuscivo mai a trascorrere in estate decente. Prima con Tacchino, poco acquistato da Cesare. Sì, è cosa. Io mi ha già scocciato. Ecco, assomigli molto vocalmente a Mario Barisano, ma perché viene definito secondo te il maestro? Viene secondo me definito il maestro perché riesce, nonostante il suo modo espressivo, riesce comunque a dire la verità dei fatti, quindi delle cose, quindi appunto lui viene definito il maestro per questo motivo. Criticato però anche alcune volte. Sì, criticato, però lui comunque non bada a ciò, quindi nonostante le critiche, lui comunque riesce, anzi, si può dire che le critiche
lo incitano, quindi gli danno appunto la possibilità di dire ancora di più la verità, quindi di esprimersi. Ecco, parlando di nuovo dell'esperienza fatta accanto ad Eugenio Cursi, un comico comunque affermato, soprattutto nella nostra provincia, parlando dello spettacolo che tu hai intrapreso insieme a lui nel dicembre del 2018, che tipo di sketch voi mettevate, insomma, in scena? Allora, abbiamo messo in scena delle parole crociate dove Eugenio interpretava Mario Barisano e io il figlio del personaggio, e abbiamo dato vita a queste parole crociate, scatenando poi l'ilarità del pubblico. Dopodiché ho fatto io qualche imitazione, e questo è stato, diciamo, la parte in cui sono stato io presente nello sketch. Facendo riferimento ai tuoi anni di studio presso il liceo scientifico De Luca di Avellino, in quegli anni ovviamente anche chi ti affiancava in questo percorso, come i tuoi compagni, anche i tuoi professori, anche i tuoi conoscenti, ovviamente potevano caratterizzare e definire attraverso aggettivi, attraverso anche critiche o apprezzamenti questo che tu volevi fare, quindi intraprendere questo percorso. Sì, proprio anche nell'ambito scolastico ho avuto modo di fare le imitazioni. Infatti, i miei professori, sapendo che io imitavo alcuni personaggi, mi hanno chiesto di imitarli. E fortunatamente la maggior parte delle imitazioni mi sono riuscite. Senza conseguenze Se tragiche. no, fortunatamente senza conseguenze tragiche. Ed è stato motivo di orgoglio e mi ha spinto, ovviamente, questo posso dire che personalmente mi ha contribuito anche a facilitare il mio percorso di studi e a prepararmi al meglio per l'esame, perché comunque, diciamo, è stata una forma di rilassamento, posso definirla così. Faccio un esempio di qualche professore Allora, fatto. c'era la nostra professoressa di diritto che quando ci vedeva con i telefoni in mano si arrabbiava, allora perdeva la pazienza e faceva: "Ragazzi, se non postate subito questo telefono, me ne vado, ragazzi!" Poi la professoressa di italiano, invece, quando arrivava in classe ci salutava, così faceva: "Buongiorno!" E se ci chiedeva, poi ci chiedeva se avevamo studiato, vicino a me: "Giuseppe, hai studiato?" E Qualche poi professore uomo invece. c'è il professore Sabatino, il professore di scienze, che quando si arrabbiava diceva: "Vai giù, vuoi che finisci o no? Siamo in un liceo, porca miseria." Giuseppe Speranza adesso ci reciterà un pezzo teatrale tratto da uno spettacolo del comico napoletano Biagio Izzo che concerne un dialogo tra mamma e figlio. Sì, proprio il rapporto tra mamma e figlio, Biagio Izzo, è uno dei rapporti più discussi negli ultimi tempi, perché per la mamma un figlio maschio specialmente è pura ragione di vita. Vi ribella la mamma vicino all'ate e fa: "Signore, tengo figlio maschio io, tengo figlio uomo io. Voi invece che teniti sulla femmine? Che sfortuna, signore! Tu zecca proprio a mo', che signore!" Sappi, no, con noi giovani d'oggi che siamo senza pensieri, non vogliamo andarcene più di casa, ma che ci possiamo fare? Siamo cresciuti così. No, noi giovani d'oggi non abbiamo pensieri per la testa, o meglio, uno solo lo teniamo, quello che balla sempre la sera in discoteche. Vi riusciva gli unici a scendere in discoteche il 7 la mattina. Io ricordo, sono che il 7 la mattina. "Stai con me a sfravegatura, vattene a dormire." "No, mi devo andare a mangiare il cornetto." "Ma che stiamo di sti cornetti? Vi riposti con i miei zimbriachi che come i zombie, anzi cornetterie, che ha bocca aperta." E un barista che automaticamente ci mette i cornetti in bocca: "1 euro, 1 euro, 1 euro." La domenica mattina nelle famiglie è una tragedia. Una tragedia perché a mamma, per un figlio maschio, ha preparato un gnocco, un rotolo in forno, aspetta solo che l'angioletto si sveglia. O io ne esce invece di 3 pomeriggio, tenne sulla zuppilotta a Nanzalucchi. Ho già visto vaglioni mettere un gnocco rindù un latte.
bracciola, mi zuppa in una Nutella, una cosa proprio indicibile. Ma quello che van frever in da famiglia chi è? Oh padre, un uomo che si è costruito da solo, un uomo che già all'età di 15 anni andava già a lavorare e non si capacita di tenere sto figlio che a 40 anni sta ancora assettato a tavoli di questo, con il pigiamino a tutina che i tavolini disegnati. Giustamente il padre va vicino al figlio e fa: tu sei una chiavica, o sai sì o no che sei una chiavica, te ne hai a casa mia, ma che te c'era la pensione per te ne fai? È una cosa indicibile. A madre subito però: uè, lascia stare, che ne sei svegliato nervoso, figlio mio? Oh padre, ma come, quello si è divertito tutta la serata, si è svegliato pure nervoso. Beh, e che c'entra? Quello è tornato il 7 a mattino, figlio mio. Il 7 a mattino? Ma tu ti rendi conto che io ho fatto Milano-Napoli in 7 ore senza mai fermarmi e lamentarmi? Visto che tutto che si è divertito tutta la serata, si è svegliato pure nervoso. Ma che ci azzecca? Tu hai fatto Milano-Napoli seduto comodamente in coppa al camion con riscaldamento a palla. Quello figlio mio per tutta la notte d'allerta è tornato con i calli di tanti questa cosa. Non ci sta niente da fare, voglio. Quello che rovina un figlio maschio è la mamma. Giuseppe, come sono stati i giudizi delle persone nei confronti di questo percorso che tu hai voluto intraprendere, di questa esperienza che già hai fatto, che stai facendo e che probabilmente continuerai a fare in questo ambito? I tuoi conoscenti, i tuoi familiari, i tuoi amici, come hanno giudicato tutto questo? Ma hanno giudicato il mio percorso, è stato giudicato fortunatamente in maniera molto positiva. Infatti, anche la gente che commentava su Facebook le mie imitazioni, fortunatamente, ripeto, ho ricevuto tanti complimenti e per il momento nessuna critica. Poi, ovviamente, ci stanno le critiche, fanno parte di questo percorso. No, però, fortunatamente, ripeto, la gente è rimasta contenta, soddisfatta, quindi mi fa piacere. Cosa sta preparando Giuseppe Speranza in questo periodo? Progetti futuri? Cosa vuoi sviluppare nel futuro? Ah, per quanto riguarda i piani futuri, per il momento sono ferma, però se avrà qualcosa da fare, ben venga, perché non sto nella pelle, perché ripeto, non vedo l'ora di fare qualche altro spettacolo e qualche altra imitazione. Ti ringraziamo ovviamente per aver partecipato a questa rubrica e ti facciamo i migliori auguri, soprattutto per il tuo futuro. Grazie assai! È stato un piacere veramente che vi siete interessati a me. Ci vediamo alla prossima volta. Ciao, vai giù!